Siamo nel capitolo undicesimo della lettera ai Romani, come ci siamo detti nelle ore sante precedenti. I capitoli da 9 a 11 della lettera ai Romani contengono la grande profezia sul futuro ritorno di Israele dentro la Santa Chiesa, il grande mistero di cui San Paolo traccia le linee finali, conclusive, paradossale, cioè che i primi ad essere stati scelti come popolo di Dio e che mai sono stati ripudiati e che non saranno ripudiati, paradossalmente sono però diventati disobbedienti a Dio, rifiutando di accogliere e di riconoscere come tale il Salvatore. Questo è il senso del messaggio di oggi. Però questa loro disobbedienza, dice San Paolo, ha fatto in modo che quelli che erano disobbedienti a Dio in maniera grossolana, cioè i pagani, ricevessero la misericordia, perché San Paolo stesso disse: poiché voi non volete accogliere la salvezza, e lo disse anche San Pietro per la verità, agli ebrei, noi ci rivolgiamo ai pagani. E quindi quelli che erano disobbedienti, quindi fuori del popolo di Dio, perché pagani peccatori, sono diventati membri della Chiesa. E c'è quindi un tempo in cui paradossalmente quelli che erano disobbedienti sono diventati obbedienti, quelli che erano obbedienti sono diventati disobbedienti. Ma poi alla fine anche quelli che adesso sono disobbedienti, cioè i membri del popolo eletto, che tali rimangono, entreranno a far parte del popolo santo di Dio. Quindi io, in forza di questo, le persone che si agitano, a parte che la fine del mondo è sicuramente molto lontana, ma si parla in ordine di millenni, non di anni o di decenni, ma se qualcuno ci avesse qualche dubbio, solo quando ci sarà l'ingresso in massa di Israele nella Chiesa possiamo cominciare, insomma, a pensare che la fine del mondo non è troppo lontana. Questa è una profezia, quindi la profezia biblica non è infallibile, quindi fino a quando non sarà compiuta stiamo proprio sereni e tranquilli che non c'è il tempo della fine. Ora, qual è il cuore però di questo passo che abbiamo ascoltato e su cui in parte ci riflettiamo adesso insieme, ma in parte è bene poi che nel silenzio proviamo ad applicare questa grande verità in quella che è stata la nostra vita personale, la nostra vicenda esistenziale e, se vogliamo, anche le vicende storiche che stiamo vivendo. Allora, il titolo di questa meditazione trae origine appunto da un passaggio di San Paolo: i giudizi e le vie di Dio sono imperscrutabili. Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. In che senso? Cioè, questa storia che abbiamo adesso sintetizzato, però Dio certamente non voleva, assolutamente parlando, che i pagani fossero pagani peccatori, quindi che vivessero in quella dissolutezza e disordine in cui vivevano fino a quando il Vangelo non è arrivato a loro e si sono convertiti. Così come certamente Dio non voleva, per nessun motivo, che il popolo dell'antica alleanza non accogliesse il Salvatore come Salvatore. Questa è stata una causa di enormi sofferenze anche da parte del cuore di Gesù, grandi, perché proprio coloro che è un dato di fatto che Dio aveva amato con amore di predilezione nell'Antico Testamento sono stati scelti gli ebrei, non altri popoli, punto. Perché Dio lo sa perché ha scelto loro, ma sono stati scelti loro, e il fatto che proprio loro facessero resistenza all'accoglienza della salvezza è stato un causa di dolore grandissimo anche al cuore di Gesù. Eppure, dietro tutte queste cose, che di per sé rappresentano disobbedienze, come San Paolo stesso ci ha detto, divini voleri, però si va compiendo la storia della salvezza. Perché tutto quanto preconosciuto,
preordinato verso il bene, indirizzato misteriosamente al fine da Dio. Certo, questo non vuol dire che non ci saranno molti che purtroppo non faranno una brutta fine, ecco, ma chi farà una brutta fine, ecco, dentro i divini disegni sono quelli che sono soltanto quelli che vogliono farlo, cioè quelli che si ostinano nel cuore, quelli che si chiudono irreversibilmente ad ogni azione benefica e salvifica di Dio. Perché Dio sa scrivere dritto sulle righe storte, Dio sa trarre anche dal male il bene. Attenzione, il fatto che Dio sappia e possa fare queste cose non autorizza nessuno di noi, neanche minimamente, neanche a fare il più piccolo male. Però questa è l'imperscrutabilità dei giudizi, l'inaccessibilità delle vie di Dio. Il profeta Isaia l'aveva già detto chiaramente in quella lettura che si legge, una delle tante splendide letture che si legge nella veglia pasquale: tanto i cieli sovrastano la terra, quanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. I doni e la chiamata di Dio, ci ha detto San Paolo, sono irrevocabili. Quindi quando Dio fa una scelta, fa un'elezione, per quanto sta in Lui, fatta la scelta, per quanto sta in Lui, non si torna indietro. Anzi, si cerca il più possibile, nonostante le chiusure, i rifiuti da parte dell'uomo, quella scelta possa raggiungere il fine, possa rimanere integra, possa rimanere in piedi. Questo si vede in tutta la storia della salvezza. Adamo ha fatto un disastro, un peccato originale, ma Dio l'ha creato, Dio gli aveva dato la grazia, Dio gli aveva dato anche più che la grazia di vivere la pienezza della felicità terrena nell'Eden. A questo progetto Dio non ci ha rinunciato. È venuto nostro Signore Gesù Cristo a compiere l'opera della redenzione che ci restituisce la grazia. È lecito attendere che il pieno compimento di questa grazia restituita sia una condizione che ci attendiamo, tra l'altro, al termine di questo grande processo di purificazione che sta vivendo l'umanità intera, sia la Chiesa che la cosiddetta società civile, dove si attende veramente qualcosa di grande, qualcosa di bello, simbolicamente adombrato nel libro dell'Apocalisse, al termine del primo grande sconvolgimento storico dopo la redenzione. È ragionevole pensare che sia proprio il tempo che stiamo vivendo. È sotto la promessa profetica di Fatima: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Possiamo aspettarci che dopo 2000 anni dalla redenzione, cioè dalla restituzione della grazia perduta, si possa fare il secondo step, quindi ricominciare a vivere dopo tanta desolazione, dopo tanto regno del male che ancora stiamo purtroppo subendo e vedendo, si ritorni ad uno stato simile, proprio magari non del tutto uguale, ma migliore rispetto a quello che abbiamo conosciuto, che assomigli un po' allo stato di amicizia con cui l'uomo viveva con Dio prima della colpa d'origine. È più che lecito sperarlo, è molto possibile. E appunto il fatto che i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili ci conferma in questa speranza. Dio non torna indietro, Dio non si pente di quello che ha fatto, ma appunto lo si ribadisca ancora, nonostante il rispetto del libero arbitrio dell'uomo, quindi il fatto che l'uomo possa, come dire, turbare, sconvolgere i divini disegni, non va avanti e misteriosamente, senza fare violenza, quindi senza, come fa, lo sa soltanto lui, rispettando l'arbitrio delle cause seconde, i suoi disegni lui li realizza. Questa è una fonte di grandissima speranza e di consolazione, ovviamente se tutto rettamente compreso. Ripeto, considerare queste cose
non deve mai farci vivere una sorta di malsano fatalismo, diciamo, tanto se ci pensa Dio, se Dio alla fine vuole tutto quanto al bene, quello che faccio, non fa niente, tanto poi ci pensa nostro Signore. Ecco, questo è esattamente quello che non bisogna fare, la conclusione che non bisogna trarre da quanto abbiamo appena meditato, perché comunque rimane il fatto che Dio vuole che noi facciamo tutto bene, operiamo in tutto bene, non facciamo i guastafeste, d'accordo? Poi in un certo senso, tra virgolette, costringendo Dio a riparare i danni che noi abbiamo fatto, cioè, siccome Lui li sa riparare, facciamoli, che tanto non fa niente. No, noi dobbiamo fare, non dobbiamo fare neanche uno. Ecco, però c'è questo grande mistero, che Dio sa fare queste cose. Quella frase di San Paolo, no? Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. È un'espressione paradossale, però è così, è vero. Se guardiamo quello che è successo nella storia della salvezza, è quello che succederà. Io sicuramente noi non ci saremo più su questa terra, lo vedremo dall'altra parte, ma nei sogni che è lecito fare, ma come sarà quando Israele entrerà nella Chiesa? Mamma mia, cioè è assolutamente inimmaginabile tutta quanta la ricchezza che porteranno, no? Sarà veramente un tripudio di gioia. Ecco perché il diavolo si arrabbierà molto e poi farà l'ultima grande battaglia prima della parusia. L'Apocalisse è scritto, il secondo combattimento escatologico. E la tanta tristezza e sofferenza che stiamo vivendo adesso, no, purtroppo niente in confronto a quello che vivranno quei nostri fratelli e sorelle che saranno chiamati a passare per quella grande, grandissima tribolazione. E questo perché, ecco, l'arrivo di Israele nella Chiesa sarà veramente il top, ecco, un momento veramente straordinario della storia umana. È veramente bello contemplare queste cose. Ora cerchiamo nel silenzio di vedere se riusciamo la fedeltà di Dio nella nostra vita, cioè quante volte anche noi abbiamo, a volte inconsapevolmente, altre volte consapevolmente, cercato di guastare i segni di Dio, che siamo stati sempre riacciuffati, sempre in qualche modo ripresi, rimessi dalla sua bontà in cammino. Ecco, questo ci apre il cuore ad un'immensa gratitudine e, ripeto, non ci faccia sentire autorizzati a combinare altri guai, ecco, ma proprio come gratitudine per la misericordia ricevuta ci sproni a dare a Dio e al prossimo il meglio di noi stessi per contribuire nel nostro piccolo al compimento dei suoi disegni di bene per l'umanità intera.